Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 64. Portai mia figlia a scuola insieme ad Est per poi tornare a casa. Teo, vado a fare una passeggiata con i cani. Vieni pure te? No, Est, scusa, ma non ho voglia. Tranquillo. Allora a dopo. A dopo. Quando uscii di casa con i cani, io mi misi a guardare un po' di TV, ma ovviamente, non trovando nulla di interessante, mi misi a guardare un film horror. Sì, mi guarderò Fragile. Non fa molta paura questo film, ma la storia in sé è molto carina. In breve parla di questo ospedale per bambini dove c'era questa infermiera che si era affezionata molto ad una sua paziente. E avendo paura che lei un domani potesse andare via dall'ospedale, decise di rompergli le ossa. Così la bambina era costretta a rimanere all'interno dell'edificio. L'infermiera, ogni volta che diedero una data di uscita alla bambina, ruppe le ossa alla bambina, tante volte che alla fine i dottori gli misero delle protesi di ferro in tutto il corpo, in modo che non si rompessero più le ossa. La bambina era diventata fragile. Finalmente un giorno la bambina venne dimessa dall'ospedale e l'infermiera depressa si mise le protesi che aveva tolto la bambina per tornare a casa e si buttò dal secondo piano. Da quel giorno il secondo piano lo chiusero. E ci fu solo il primo piano e il piano terra. Poi il resto è meglio vederlo, perché raccontato così sembra molto noioso. Alla fine del film, nello specifico nei titoli di coda, successe qualcosa di strano. In teoria dovrebbero apparire delle scritte con i nomi e i cognomi degli attori dei film, ma invece mi apparve la scritta "Le risposte sono dove hai trovato le domande". Impaurito, spensi la TV, ma quando lo schermo divenne nero, vidi nel riflesso della TV un uomo alto e vestito di nero. Mi girai di scatto, ma non c'era più.